Ciao a tutti, bentornati. Oggi spacchettiamo insieme una nuova beauty box, ma non la classica beauty box mensile di Look Fantastic, ma una beauty box in edizione limitata. Questa volta Look Fantastic ha deciso di fare una collaborazione con il marchio Ren. Io in realtà non conosco questo brand, non l'ho mai provato, ne ho sentito parlare, da un po' sono incuriosita e volevo provare un po' di prodotti, quindi quale occasione migliore per testare un po' di prodotti di questo brand. Mi sono informata tra l'altro e ho scoperto che Ren è un brand completamente naturale, non ha all'interno petrolati, solfati, oli minerali, soprattutto non testa sugli animali per chi fosse, insomma, ci tenesse a questo particolare. E chiaramente io poi sapete che io ho un amore per le beauty box, in particolare sono molto più favorevole alle beauty box monomarca, perché credo che sia una possibilità maggiore per poter provare più prodotti dello stesso brand e magari, soprattutto se in particolare quel brand magari vi piace, quindi approfittate per acquistare una box con all'interno diversi prodotti. L'ho acquistata e l'ho pagata 52 euro, ma il prezzo di tutti i prodotti che ci sono all'interno è di circa 100 e passa euro, non so dirvi esattamente quanto, ma più di 100 euro sicuramente. Non tutti sono formati full size, alcuni sono anche mini taglia. Andiamo però a vederlo per bene. Il pacco è questo qui, anche molto carino, molto riciclabile anche come cartone, anche questo, insomma, fa capire anche il concetto e l'idea dell'azienda, l'idea aziendale. Lo andiamo ad aprire. All'interno 6 prodotti, quindi come classici 6 prodotti che troviamo all'interno delle nostre beauty box mensili. Facciamo una panoramica. All'interno ci sono questi 6 prodotti, tra l'altro ci sono anche dei prodotti best seller del marchio. Andiamo a vedere uno ad uno i prodotti che ci sono all'interno. Uno di quelli che mi ha subito attirato l'attenzione è questo gel detergente ed è il Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser. Ed è questo qui. Allora, questo qui è molto particolare, questo gel detergente, in quanto è trifasico. Ciò significa che inizialmente appare come un gel, dopodiché poi si trasforma in olio andando a sfregarlo anche con la mano e poi emulsionandolo con l'acqua diventa un latte detergente. Quindi anche un po' una schiuma, dice di essere anche di andare a rimuovere fino in profondità il make up, di andare anche a togliere il sebo in eccesso e quindi tutta la parte un po' più oliosa. E è molto interessante questo, infatti anche molto innovativa come formula, quindi mi interessa, e poi sapete che tutte le cose un po' nuove mi piacciono. Non può mancare chiaramente anche una maschera, e c'è questa maschera qui. Questo penso sia un prodotto best seller del brand ed è la Glycol Lactic Radiance Renewal Mask, e questa la andiamo a vedere per bene. Allora, mi sono informata anche su questa maschera, questa ve la mostro un po' più da vicino così capite un attimino di cosa stiamo parlando. Questa maschera, ad esempio, è una maschera, il formato è da 50 ml, non vi ho detto invece il formato del gel. Il gel invece è 100 ml. Penso che sul sito, che tra l'altro sia su Look Fantastic, anche su Douglas, sul sito stesso che Ren, ma anche su Ecoverde, ci sono tanti siti che rivendono questo brand, c'è anche il formato da 100 ml, credo. Non so bene la grana della maschera come sia, comunque è consigliata per pelli mature o comunque pelli anche magari molto esposte al sole. L'obiettivo di questa maschera è andare a donare luminosità, di andare a ridurre i pori e levigare molto la grana della pelle. È consigliata soprattutto per chi ha pelli molto sensibili di utilizzarla non in maniera molto frequente, anche una volta a settimana dovrebbe essere sufficiente. O chiaramente con una classica maschera va applicata sul viso, tenuta 10 minuti e poi risciacquata. Quindi questa qui mi interessa, sto collezionando maschere a volontà, però questa qui è una di quelle che avevo già intravisto sul sito. All'interno troviamo anche una crema idratante che non fa mai male ed è la Global Protection Day Cream, che tra l'altro mi dice qui è un idratante formulato per la pelle sensibile che dona sollievo e aiuta a ridurre l'invecchiamento precoce. Interessante. Una formula che nutre la pelle regalandole un aspetto rinnovato, sano e luminoso. Tra l'altro ho letto anche che ha una idratazione pazzesca, non so bene di che cosa sia fatto. Omega 7 camellia oil, olio di camellia, e non so se ha qualcos'altro, non so se questa qui è formata da olio di mandorle dolci. La profumazione non è molto chiara, però per curiosità io devo andarla ad odorare, ad annusare, è più forte di me.
non sembra male. Tra l'altro mi sembra molto molto leggera, si assorbe anche molto in fretta, cioè sì, non restano striature, quindi sembra che si assorba benissimo. Sì, ha qualcosa di molto naturale all'interno, sapete quelle creme che sanno proprio di naturale? Interessante. Uno dei prodotti best seller di cui vi parlavo prima è il tonico ed è il Ready Steady Glow Daily HAA Tonic ed è questo. Questo tonico in realtà l'avevo già intravisto anche lui ed è un tonico illuminante, era uno di quelli che volevo provare, è illuminante, esfoliante, levigante, va anche quindi a ridurre i pori. È un tonico consigliato per sia insomma per tutti i giorni, però sconsigliano di utilizzarlo nel momento in cui avete la pelle magari troppo sensibile, così come magari per la maschera, se avete la pelle molto sensibile non lo sconsigliano particolarmente. È consigliato per pelli secche, io magari a periodi ho anche la pelle secca, così anche come la maschera è consigliata per chi ha la pelle particolarmente secca. Dicevo, è sconsigliato quindi utilizzarlo quando avete la pelle particolarmente sensibile ed è anche sconsigliato utilizzarlo associandolo ad un altro esfoliante perché magari va troppo ad aggredire la pelle, quindi lo sconsigliano. Un altro prodotto, anche se di questo mi aspettavo il formato un po' più grande in quanto era 5 ml, proprio mini questo prodotto, il formato full in realtà non è neanche troppo grande, è da 30 ml. Questo qui è un balsamo notte, un super idratante, quindi io penso di utilizzarlo quando magari mi esporrò al sole, quando farà più caldo, quindi quando la mia pelle sarà un po' più disidratata. Quindi di notte andrò ad applicare questo prodotto ed è una crema barra balsamo notte. Infatti ha una consistenza, prima ho sbirciato, ha una consistenza molto balsamo gelatinosa, però pare vada subito ad assorbire, la pelle vada subito ad assorbire il prodotto e vada ad idratare la pelle fino in profondità, quindi durante la notte va ad idratarla secondo me molto molto bene. E ho letto anche che non avete quella sensazione di pelle unta, quindi l'olio, cioè non avete l'olio sulla pelle, chiaramente non avete questa sensazione di appiccicaticcio. E no, riguardo l'olio volevo dire che questa crema, questo balsamo va anche a risucchiare un po' l'olio in eccesso, quindi il sebo in eccesso se avete la pelle molto grassa. Quindi, nonostante sia idratante, c'è anche questa azione qui che va a togliere un po' questo il sebo in eccesso. Per concludere, quindi un prodotto attinente magari all'estate, anche se di questo mi aspettavo di trovare il formato un po' più grande, è una crema solare, è una protezione solare, è da 10 ml, io sinceramente con questa mini size posso farci 2 giornate, ma proprio esagerando al mare, anche perché la crema solare è consigliata applicarla più volte al giorno, non solo una volta, quindi magari con questa qui al mare non ci faccio nulla, ma loro sono dei furbi perché chiaramente se questo prodotto dovesse piacermi io sicuramente andrò ad acquistarlo e il formato da 50 costa 35-40 euro, in ogni caso ha un SPF da 30, quindi io quasi sempre applico la 30, quando sono un po' più bronzata la 20, quindi sicuramente per tutto il primo periodo magari di esposizione al sole applicherò la 30. È chiaramente anche lei naturale, non testata sugli animali. La cosa interessante di questo prodotto è che è mattificante, quindi voi chiaramente, io sono abituata ad utilizzare le creme solari, le protezioni solari che puntualmente mi vanno a creare quella patina e quell'aspetto di pelle molto unta, invece a quanto pare questo prodotto non lo fa, anzi va a mattificare e a eliminare quell'effetto di pelle molto molto unta, quindi questa cosa è anche un po' una novità e è apprezzabile anche questa cosa, perché quell'effetto di pelle sempre unta, perché al mare sia io personalmente sono sempre così, quindi sempre super unta, non mi dispiace. Questa quindi era la Beauty Box in edizione limitata per Ren. Spero che questi prodotti vi siano risultati interessanti e che questo video vi abbia tenuto compagnia. Io ero molto curiosa di provare questo, di acquistare questa box. Io in realtà soprattutto per le box in edizione limitata, monomarca o comunque che all'interno anche hanno full size, prodotti che magari io voglio acquistare, tipo anche quella che ho acquistato di Pasqua, dove all'interno ho trovato tutte full size di cose che magari volevo provare, quelle box mi attirano molto, io infatti spesso me le accaparro. E nulla, spero chiaramente di avervi tenuto compagnia, chiaramente se vi piace il mio video, mi piacciono i miei video, mettetemi un like e magari attivate anche la campanella per restare sempre attive e aggiornate sui video in uscita. E niente, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!